Ben ritrovati a voi tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Ebbene, sono qui, lo aspettavate il video ed eccolo, dedicato al pay per view con il nome omonimo della rissa reale, ovvero WWE Royal Rumble, edizione anno 2020. Andiamo con la lista degli incontri. Allora, partiamo da Becky Lynch vs Asuka, match titolato valido per il titolo femminile di Raw detenuto da Becky Lynch. Beh, insomma, questa rivalità comunque a Asuka come la sua compagna di tag team Kairi Sane hanno dato molto fastidio a Becky Lynch, insomma. Un eventuale Asuka 2 Belts, ovvero con due cinture, non sarebbe male. Comunque, io credo che la federazione al massimo sta programmando un cambio di titolo per lo showcase degli immortali. Per la perdita della cintura di Becky Lynch, quindi io penso che seppur a fatica vincerà Becky Lynch, presumo con la sua sottomissione classica. Poi abbiamo The Fiend Bray Wyatt vs Daniel Bryan in uno strap match per il titolo universale. Allora, da quando ho letto questo strap match è una sfida in cui praticamente si vince toccando tutti e quattro gli angoli del ring senza interferenza dell'avversario. E poi mi sa i due atleti hanno con loro una sorta di cinghia che può essere anche utilizzata contro l'avversario. Poi abbiamo Andrade con Zelina Vega contro Humberto Carrillo, valido questa sfida per il titolo degli Stati Uniti d'America. Bah, diciamo che io sono, mi piacciono entrambi questi atleti, però secondo me Zelina come al solito metterà il suo zampino e anche se sarà cacciata dall'arbitro, io penso che Andrade supererà questa sfida che credo sarà la prima di una lunga serie con Humberto Carrillo. Che comunque io so benissimo che prima o poi arriverà anche lui ad un primo regno titolato nel roster principale. King Corbin contro Roman Reigns, e qui abbiamo un False Count Anywhere match, che ora vi dico subito di quale match si tratta. Allora, è un match che si disputa senza squalifiche, si differenzia dal Submission Count Anywhere Match in quanto in questo si può solo schienare l'avversario ovunque, sì, ovunque. Quindi, diciamo che è un match aperto ad ogni pronostico. Scusatemi, regia. Ok, la regia mi ha mandato di nuovo la card, se era un attimo andata via. Quindi ho detto match tra King Corbin e Roman Reigns aperto ad ogni pronostico, più che mai io come so che ci sono alcuni pro King Corbin e altri pro Roman Reigns. Dico Roman Reigns, anche perché volevo dire che King Corbin ha pure avuto le sue soddisfazioni. Diamo a Roman Reigns un po' di successo. Poi Bayley vs Lacey Evans, match femminile, valido per il titolo di categoria di SmackDown. Beh,
Io qui ci vedo bene a questo punto un bel cambio di titolo, vincitrice Lacey Evans, poi Sheamus vs Shorty Gable, match singolo 1 contro 1. Io dico qui, non c'è storia, vince Sheamus, magari durerà poco il match, non so, dai 4 ai 6 minuti, però sicuro, vince il guerriero celtico. E poi siamo alle due risse reali, dove adesso vi andrò ad elencare i partecipanti. Per quello maschile, il primo che venne è stato ufficializzato, o meglio, lo ha ufficializzato lui stesso, fu proprio Roman Reigns il 3 gennaio a SmackDown. Poi sono arrivate le ufficializzazioni di AJ Styles, Brock Lesnar, che entrerà per primo, detentore del titolo WWE, Drew McIntyre, Eric Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet a Raw il 6 gennaio, a SmackDown il 10 gennaio, Dolph Ziggler, Elias, King Corbin, Otis e Tiger. A Raw il 13 gennaio, Aleister Black, Bobby Lashley, Buddy Murphy, Rusev. Il 17 gennaio, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura. Poi abbiamo Kevin Owens, Samoa Joe, Seth Rollins, Big E, Kofi Kingston, John Morrison e The Miz. E a questo punto credo dovrebbero mancare tre slot, che l'atleta che vedete nella copertina del video è la Red Superstar Edge. È possibile un suo ingresso, come anche il tanto papabile CM Punk. O magari anche Kane Velasquez. Comunque, io voglio dire una cosa a riguardo. Per quanto riguarda sia Edge che CM Punk, ovviamente le voci di corridoio, i rumors su di loro si sono fatti sempre più insistenti, soprattutto cioè all'inizio per Edge, poi per CM Punk. Però io ci tengo a precisare che comunque sono passati diversi anni da quando questi atleti sono stati fuori attività. Quindi, soprattutto, ormai entrambi hanno superato i 40 anni, e ciò vuol dire che anche se dovessero partecipare alla rissa reale, magari potrebbero essere protagonisti di WrestleMania o chissà, già prima di WrestleMania nell'evento Arab il 27 febbraio. Ma io dico che un utilizzo nel ring di Edge e CM Punk di media lunga durata la vedo un po' difficile. Comunque, come si dice, spero che mi smentiscano, soprattutto gli scrittori delle storie, gli stessi atleti. Per quanto riguarda i partecipanti al Royal Rumble femminile, abbiamo Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalia, Carmella e Dana Brooke. Qui vedo questi nomi. Comunque, allora, per quanto riguarda la rissa reale maschile, per quanto riguarda il mio pronostico, dico Drew McIntyre. Me lo vedo bene in una sfida per WrestleMania contro Brock Lesnar. E a quel punto voglio assolutamente il cambio di titolo, perché Drew McIntyre merita il titolo massimo. Già lo si diceva per l'anno 2019, che però non avvenne. Per quella femminile, insomma, beh,
Non so, potrebbe può darsi che non è stata ufficializzata, però chissà, magari una vittoria di Shayna Baszler, che comunque ha detenuto per tanto e tanto tempo il titolo massimo femminile di NXT, ma ormai sembra in procinto di accasarsi nei roster principali. Quindi, dopodiché, ricordo che il pay-per-view WWE Royal Rumble 2020 sarà in diretta da Houston, Texas, nella notte tra domenica 20-26 lunedì 27 gennaio a partire dalla 1 di notte sul WWE Network in lingua originale e ovviamente in italiano su Sky Sport Italia pagando un ticket, previo pagamento di un ticket, ovviamente il commento del Godzilla Luca Franchini e del Bardo Michele Pose, credo almeno di Salvatore Torrisi, anche il padrino Salvatore Torrisi, e ovviamente io vi no non mancheranno gli highlights sull'evento che posterò sul mio profilo Facebook, una stories, e poi realizzerò un collage per Royal Rumble e credo però anche di realizzare un collage su Worlds Collide, che sarà l'evento che precederà il pay-per-view Royal Rumble 2020, che sul mio canale trovate il video che ho realizzato ieri con diciamo in cui ho parlato dell'evento Worlds Collide. Bene, allora, buon Worlds Collide e soprattutto buon Royal Rumble 2020 a tutti. Nicola De Lucia vi saluta, viva il wrestling e viva e forza la WWE. Ciao!